La genesi del tuo colore, Irama, in diretta 15.05. Saranno famosi, il programma più inascoltabile di Radio Roma. È la 46esima puntata. Pensa, Veronica, ancora non ci hanno cacciato! Ma secondo me siamo lì, siamo lì. Anche perché oggi sono abbastanza arrabbiato, ragazzi, con tutte le cose che sono accadute. Ma abbiamo un ospite ed è giusto presentarlo. Lo vuoi presentare tu, visto che è un tuo amico? Ma sì, è uno stand-up comedian che è la voce per eccellenza animalesca più top del web. Davide Marini! Ciao Davide! Buonasera, buonasera a tutti e tutte. Benvenuti a Radio Roma. Benvenuto io, sono prima cosa, perché c'è stavato, scusate. Allora, intanto ti dico che hai quella telecamera fissa su di te, quindi quando vuoi sparare qualche cazzata guardi lì. Ma ci siamo messi d'accordo, Davide, te giuro, non eravamo così amici da mettersi d'accordo. Siete cammellati? Dello stesso outfit. Siete uguali, neri, neri e cammello. Io mi sono pentito perché fa un caldo allucinante. Pure io. Ma infatti adesso cominci così, fra 10 minuti stai a squagliare. Schiumerai, come stai? Bene, tutto bene? Bene, bene, ci ho messo un po' a venire. Però vieni da Roma Nord. Allora, messo a Roma, no, ma Ovest. Quasi. Ah, ecco, giusto. Di solito chi invitiamo che parte da Roma Nord si prendono 2 giorni di ferie, si fanno fare il pranzo a sacco dalla madre. No, non ho dormito io. Tu le valigie dove le hai lasciate qua? Fuori, me l'ha preso un poi ci abbiamo era, nel però. Camerino c'è anche un lettino, puoi rimanere a dormire qua tranquillo. Perfetto. Allora, come stai vivendo innanzitutto questo periodo strano? Si riapre, non si riapre gli spettacoli, i teatri? Tu sei un comico di stand up, quindi insomma stai soffrendo un po', però sei pronto a? Siamo pronti a ripartire perché il 9 maggio, domenica prossima, si riparte a Roma. Se non piove, dici, dici, facciamo subito la marchetta. All'Eur Social Park, siamo 3 cose. Scusa, mi rifai il... Mamma mia, che prepotenza! Campionato, lo mettetelo come jingle. Sì, 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 faremo pa. No, 9 maggio è un social. Sì. E si ricomincia con la stand-up comedy a Roma, quindi speriamo che sia la prima di tante serate. In teoria sì, vediamo come continua. Io non voglio sbilanciarmi. Ma perché io sono più basso in mezzo? È una mandragana. Cioè, questo è più basso di me. Lei è una nana, Davide, e io sono io il più basso. Non ho capito. Ho fatto ah, grazie, c'era qualcosa di strano. Allora. Adesso, adesso abbiamo abbiamo rimesso la chiesa al centro del villaggio. Molto allora, quindi sarete... Guardalo come la Cuba di San Aspetta, Pedro. Scusa, più alto... Spa! Il 9 Spa! Maggio ci sarà. Vai. 9 sì. maggio è un social party. Davide Marini. Sunday Live Comedy. Davide Marini, Sandra Canori, Andrea Di Castro. Spettacolo. Ragazzi, prima fila. Allora vai Veronica, facciamo una domanda per uno al volo, così a spa, schiaffo. Comincia tu, vai. Allora Davide, quando hai sentito la scintilla della stand up? Non ho, 2015 o 2016, non ricordo bene l'anno, ma stavo vedendo su YouTube, per caso ho trovato Satiriasi, che è un gruppo di stand up comedian, sì, che nel 2008 credo hanno cominciato a fare stand up a Roma, e Riasi è rimasto folgorato, detto sta cosa la voglio fare. È rimasto folgorato, e poi sei rimasto ancora così da quello che no, sì, esatto, sempre peggio, e continuo a farla mo, quindi speriamo di ripartire. Bravo, sì, già, qua ogni tanto facciamo queste cose. Qual è il temi ricorrenti o comunque il tuo stile, no? Cioè, se dovessi spiegarlo davanti a 20 bambini di 6 anni, okay, cosa okay, gli diresti? Okay, bella domanda. Allora, immagina qui, guarda. Di che parlo? C'è Matteo. Ciao Matteo. Scusa. Ma sto ragazzino che sta a fa qua da A me me ne del culo, già de mio, non mi rompete. Allora, io sono figlio de Fedez, il terzo. C'ho i soldi e quindi non mi cagate il cazzo. Detto questo, Davide, ma tu che fai nella vita? Me lo spieghi per favore? Mio papà è più ricco di te sicuro tanto. Matteo sicuramente, vale. Sicuramente. Perché fai stand-up. Mio fratello si chiama Leone. Tra l'altro il figlio si chiama Leone Lucia, scusa. Sì. Mia madre si chiama Lucia Leone, pensa, cioè, al contrario. Non ci credo. Cioè, te giuro. No! Quando è andato dico, ma chi è mia madre? Dico, ti prego, la chiamiamo Lucia Leone Lucia dopo. Leone, cioè, mia madre, io la devo chiamare dopo. No. Dire. Vabbè, comunque. Vabbè, io parlo principalmente di me stesso, diciamo. Poi parto da me, poi magari alla... Per esempio il bersaglio sono io, quindi dovunque vado tutti capiscono i riferimenti, perché autogol, eccolo qua. Quindi... E sto se vuoi di coglione. Sì, se vuoi dire. Ok, ok. Sì, sì, sì. Tanto lo ci sono, c'è solo la direttrice, il capo dei capi, il direttore, la proprietaria, la famiglia amici. Guarda, okay, se non ci cacciano dopo la puntata di oggi, forse un'altra puntata ce la fanno. È una volta buona, io dici. No, stile tipo molto... Salutiamo Marianna e anche Valerio, però per me...
Emiliano. Perfetto. Ma che state a dire? Perché lui, lui si chiama Valerio, però per me c'è la faccia di Emiliano. E io sono due settimane che lo sto chiamando Emiliano. Sì, il mercato. Al mercato, signora, al mercato, paro paro. Scusa. Cioè, tu a noi ci vuoi venire a dire signora, i limoni, Questo è che ha diventato tipo. Tu sei entrato nella fossa dei leoni, fratello mio. So cazzi tuoi, io non lo so come uscirai. Ma guarda, da qua. E se si pulisca il culo! Comunque, la reattività è incredibile. Complimenti. E quindi parti da te, ma la parte animalesca la porti anche negli spettacoli? Beh, come funziona? In un certo senso sì, perché molte volte faccio, diciamo, parlo di personaggi. Quando parlo di un tossico, diciamo, c'è la ciao, c'è il Virchetto, tipo così, capito? Ma madonna, come fa il gorilla? Fammi il gorilla. Questo è il gorilla e questo qua è Francesco. Ma che è sto rumore che dentro? Ma c'è una zanzara dentro l'orecchio. Aspetta. Bravo, ammazza che tempismo. Senti, adesso noi ci ascoltiamo una canzone. Proviamo a ripristinare qua. Perché? Perché YouTube te blocca i video? Cioè, perché noi non riusciamo a metterlo? Perché è per i maggiorenni. Non so quale tema abbia decretato che è per i maggiorenni. A schiaffo, Zà, cosa ne pensi dei festeggiamenti di ieri a Milano? 6.000 persone, 20.000, 30.000. Quant'erano tutti assemblati e noi invece un anno che non facciamo spettacoli? Che quando ricominciamo lo famo pure noi. No, non lo famo pure noi. No, siamo distanti, siamo attenti. Per favore, mi raccomando. Ma quindi, cosa ne pensi? Siamo attenti. Ecco, non si fa. Vabbè, va. Maneskin, zitti e buoni.